Iniziamo questo vlog così. In questo periodo, scusatemi, sono stato super inattivo, ma proprio perché avevo bisogno di un periodo per conoscermi meglio, capire bene cosa fare. Scusate, ma sono sveglia da poco. Oggi ho deciso di girare questo vlog così. Quindi un cosa mangio in un giorno? In una giornata tipo dove Andrea non fa nulla. No, scherzo, è il mio giorno di riposo, quindi uscirò con una mia amica a colazione. Andremo a fare appunto colazione qui vicino a casa mia. Come avete notato, sono in bagno perché devo iniziare a prepararmi perché in una mezz'oretta uscirò di casa. Quindi niente, mi preparo. Siamo pronti. Usciamo. Ok, ce la stiamo facendo. Stiamo andando a fare colazione. Andando a fare colazione con la mia amica che in realtà è arrivata in ritardo perché dovevamo beccarci alle 9:40 e sono le 10:10. Vabbè, lei non è mai venuta qui a Brugherio perché non abita qui, però abita vicino, insomma, a un 15 minuti. Eccola. Eccola. Per colazione siamo stati in un bar a due passi da casa mia, qui dove abito io, a Brugherio. Si chiama la Tana del Bianconiglio e ha diverse opzioni vegan, dai toast farciti con la nocciolata, oppure varie brioche al cioccolato, al melograno, eccetera, eccetera. Anche tutti i cappuccini, i vari latte si possono prendere benissimo macchiati con latte di soia o mandorla e hanno anche tante cioccolate calde di diversi gusti. Io l'ho provata solo fondente al momento. Ovviamente quelle che vedete non sono tutte vegan, però la maggior parte sì. E niente, quindi la nostra colazione è stata composta dalla mia vegan e da quella delle mie amiche non vegan. Si sono prese dei pancake e uno yogurt. Io invece ho preso, vabbè, latte macchiato di soia con caffè, appunto, e un toast e una brioche. Il toast ovviamente l'ho accompagnato con la nocciolata, non so di che marca sia perché appunto me l'hanno data del bar, però era molto buona. Quindi abbiamo deciso di fare una colazione abbastanza leggera. In realtà io la faccio sempre abbondante perché non mi sazio facilmente alla colazione, infatti devo mangiare un pochino di più. In ogni caso, sono felice che dove abito, si stia diffondendo il vegan pian pianino. Anche perché prima non è che si trovassero tante cose, adesso invece sì. Cos'è un video? Un video. Buona. Colazioncina fatta, ho fatto anche tipo un po' di spesa che vi faccio vedere qua a casa, al centro commerciale vicino appunto a casa mia, magari mi metto alla luce che è meglio. E adesso andiamo a casa, vado a casa, in realtà sono solo, ho lasciato le ragazze, per fare l'albero di Natale che oggi è il 4 dicembre, si farebbe in realtà il 6 se non sbaglio, però fa niente, lo faccio prima così lo tengo, lo teniamo un paio di mesi in più. Allora, di spesuccia vegana ho comprato queste patatine alla quinoa che sono a base di pomodoro e prezzemolo, ma sono talmente leggere e insaporite che sono buonissime. Sono tra l'altro senza glutine, non fritti, e gli ingredienti sono top. E anche quest'altra è di ceci, quindi quinoa, ceci al basilico e prezzemolo, anche queste senza glutine, non fritte. Di quella pomodoro ne ho presi due perché sono buonissime. E poi maionese vegan, che questa è quella che compro di solito ed è anche super buona. Allora, ovviamente quando faccio colazione, pranzo, cena, devo togliermi gli elasticini ai denti. Come sapete io sto portando l'apparecchio ormai da un anno e mezzo. Quindi una volta che finisco i vari pasti, lavo i denti e vado a rimetterli. Sono questi qua, gli Orthodontic Elastics. Ce l'ho fatta. Andiamo a fare l'albero. Stiamo aprendo la nostra bestiolina.
Alberi ovunque, pezzi di albero ovunque. Primo step fatto, quindi abbiamo montato l'albero. Adesso ci tocca addobbarlo, ovviamente. Yeah! Tutte queste qui, vedi che carine. Facci vedere cosa vuoi mettere. Alla farfallina. Penso che lo faremo tipo di un colore rosso. Vediamo, tutte queste qua. Molto carine. Queste le mettiamo sicuramente, che ci stanno bene. Sì. Ultimissimo step. Manca la stella gigante. Ma devi andare più vicino. Non è che cadi. Ma dove si mette che non ci sta? Fai in modo che ci stia. Va bene. Va bene. Ce l'abbiamo fatta! Guarda che scendi giù da lì. Faccio un salto. 3 metri. 3, 2, 1. È arrivato il momento di mangiare. Infatti, adesso ci faremo la pasta. Devo solo decidere che tipologia. Ho quella senza glutine di riso. I mezzi rigatoni che sono buonissimi. Falle, così. Cosa ci facciamo questa qua, mamma? I mezzi rigatoni? Sì. Optiamo per questa. La pasta la condiremo con questo pesto di pistacchie della marca Gustibus, che non ho mai provato sinceramente. E, appunto, negli ingredienti ha 70% olio di semi di girasole, sale, pepe nero, no scusatemi, 70% di pistacchio, poi olio di semi di girasole, sale e pepe nero. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Lo farò mangiare anche alla mamma. Ma è super particolare, guardate com'è. Ma non ho mai visto un pesto del genere. Perché sotto guardate com'è. Questo pesto è stato la rivelazione, perché non avevo mai assaggiato un pesto del genere. È diverso dagli altri, non è tipo oleoso. Certo, è grasso perché è fatto da pistacchi, quindi si sa che la frutta secca è composta principalmente da grassi. E però ha dato un ottimo gusto alla pasta, tipo mi viene il termine burroso, non saprei che altro termine utilizzare, però gli dà quella consistenza tipo cremosa, densa, buonissima. Io ovviamente sopra ci ho messo il mio lievito alimentare adorato e anche la cipolla fritta che compro da Ikea. Questa, ragazzi, ormai davvero la metto ovunque, sulle minestre, sulla pasta, sui toast, davvero dappertutto, perché rende la pietanza che comunque state per mangiare, dove appunto mettete questa cipolla, unica, davvero, ve la consiglio. Se andate ad Ikea la pagate poi solo un euro, io faccio sempre la scorta. Ne prendo tipo 3-4 pacchi che li tengo nella dispensa e li finisco comunque dopo poco tempo. Qui invece potete ammirare un esemplare di Andrea Capodanno che gusta la pietanza appena fatta. Oltre alla pasta, ragazzi, mi hanno portato anche mio cugino, mi ha portato anche delle focaccine con le olive buonissime, infatti le ho mangiate dopo la pasta. Come sapete, la merenda praticamente non la faccio mai perché mi riempio talmente tanto a pranzo che poi fino alla cena quasi sempre sono a posto. Per cena sono andato con Giulio, eccolo qui, a fare un giro ad Arese, che è un centro commerciale grandissimo che c'è qui al nord, che si chiama Il Centro. Per cena siamo stati da Viva, che è tipo, non so come definirlo, non è un fast food, non è neanche un ristorante, comunque un posto, chiamiamolo così,
dove potete trovare diverse scelte vegan, quindi diversi burger con il seitan, con il tofu, con le verdure. Potete ovviamente scegliere quello che preferite. Ogni hamburger verrà accompagnato con delle patate, mi sembra che siano fatte al forno, sono favolose, ne vorrei mangiare sempre due porzioni. Quindi questo posto non è totalmente vegan, ha scelte vegan ma ne ha anche tante altre per vegetariani o comunque anche per onnivori, per persone che seguono uno stile di vita, una dieta onnivora. Niente, il mio hamburger è stato buonissimo. Io in realtà ne ho assaggiati due o tre nei ristoranti di hamburger vegan finora. Questo qua è stato uno dei migliori. Il mio caro What I Eat in a Day è terminato. Spero di riuscire a pubblicare un video a settimana, perché come avete notato sono stato un po' inattivo, ma perché vi ho detto che dovevo un attimino conoscermi meglio. Spero che comunque questo mio ritorno vi abbia fatto piacere, vi abbia tenuto compagnia. Restate sintonizzati perché magari uno dei prossimi video sarà una cover di Natale e che spero possa farvi piacere. Quindi baci baci, vi voglio tanto bene, mi raccomando, se siete arrivati fino a qui lasciatemi nei commenti un cuoricino o comunque una frase a vostra scelta. Un bacio, ciao ragazzi.